In questa giornata mondiale dei poveri, la parola di Gesù è un monito forte a rompere quella sordità interiore che tutti noi abbiamo e che ci impedisce di ascoltare il grido di dolore soffocato dai più deboli. Ha chiesto a tutti i presenti: voi come rispondete di fronte a tutte le calamità, di fronte a questa terza guerra mondiale, di fronte a questa fame dei bambini, di tutte le genti? La nostra assistita, che è andata a salutare il Papa, e tutta ieri non ha fatto altro che piangere, commuoversi, ringraziarci, ma noi non abbiamo fatto niente, siamo stati semplicemente uno strumento. Gabriella, la signora che lavora a Caritas, mi dice: Maria, vuoi venire per vedere la Papa? E come no, meno male, 20 anni quasi qua da 2003. Per lei è stata la cosa più bella che poteva ottenere dal Signore, ha detto infatti che ha dimenticato tutti i suoi problemi e ringrazia per quello che è stato fatto. Quando sei arrivato di là, vai abbracciato il tuo Papa. Poi a quell'incoraggiamento che invece ci ha dato nel dirci che non dobbiamo farci paralizzare dalla paura. Se il nostro cuore è ovattato, indifferente, non riusciamo a sentire il loro febile grido di dolore, a piangere con loro e per loro, a vedere quanta solitudine e angoscia si nascondono anche negli angoli dimenticati delle nostre città. Io non ne credeva perché una cosa per me bellissima esperienza, è bellissima per la vita mia. Io sono rimasta quasi sconvolta dalle emozioni, non so come spiegare, perché non mi aspettavo quel tipo di accoglienza, non mi aspettavo quella moltitudine di persone, ma soprattutto la condivisione di stare tutti insieme. Vedere solo il Papa, anche se non sono riuscita proprio a vederlo da vicino, è stata una bellissima emozione. Quello che in effetti mi è rimasto di ieri, delle parole del Papa, è stato: non fatevi ingannare. Facciamo nostro l'invito forte e chiaro del Vangelo a non lasciarci ingannare. Perché molto spesso ci facciamo ingannare dalle cose belle, dalle persone che parlano tanto, ma dovremmo andare sempre più a fondo alle cose invece. Dobbiamo fare sempre di più per queste persone, insomma, metterci tanto amore, che è l'unico ingrediente che poi per me, insomma, è tutto. Certamente noi operatori della Caritas siamo invitati veramente ad un grande impegno che non è soltanto quello di donare ai poveri un pacco alimentare, ma proprio quello di costruire la speranza, quello di costruire anche un po' di serenità. Le persone che ho accompagnato erano delle persone che conosco da anni e che seguo da anni come operatrice Caritas. E ho visto da parte di loro la soddisfazione, la contentezza e la felicità di poter partecipare a un evento come quello, e soprattutto la vicinanza che abbiamo sentito proprio con il Santo Padre. E vedendolo parlare, insomma, con queste persone che erano, diciamo, autorizzate così, diciamo, a parlare con lui, mi ha fatto molta, molta tenerezza. Ho visto proprio, anche se, ripeto, da lontano, però nei suoi occhi tanto, tanto amore e tanta disponibilità verso il prossimo. Mi ha abbracciato, io sono liberata di tutte le cose che ho dentro io. Io come 20 anni liberato, sono felice, sono contenta, hai sentito una cosa, mai cambiato la vita. Te lo giuro, mai cambiato la vita. Amati da Lui, dedichiamoci a amare i figli più scartati. Prendiamoci cura dei poveri, nel quale c'è Cristo, che per noi si è fatto povero.